Vuoi acquistare crediti? YBY è quello che fa per te. Utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Utilizza anche il codice MALATI15 per avere l'8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giovi Spod, dallo staff di Noi Malati di Foot e benvenuti nella player review di Kalianoglu nella sua versione in form. Devo dire che questo giocatore, questa carta, mi è piaciuta. Ma partiamo dai pro. Prima pro che noterete tutti quanti le 5 stelle, piede debole. In pratica sa tirare, passare, crossare, sia col destro che il suo piede preferito e sia col sinistro. Altro pro, 4 stelle skill. Devo dire mi sono trovato veramente bene con le skill di questo giocatore. Le skill fanno parte del dribbling che è 81 in generale con 78 agilità, 78 equilibrio, 81 riflessi, 82 controllo palla e 82 di dribbling puro. Devo dire agilità ed equilibrio non mi hanno proprio entusiasmato, riflessi, controllo palla e dribbling sono accettabili. Altro pro per questa carta sono potenza tiro e long shot, entrambi fanno parte del tiro, che in generale è 80, con 76 posizionamento, 72 finalizzazione, 89 potenza tiro, 91 long shot, 69 tiri al volo e 76 di rigori. Devo dire che ho notato a parer mio una finalizzazione più alta rispetto a quanto riportato sulla carta, posizionamento che è giusto. Ragazzi, potenza tiro davvero devastante, così come i long shot. Se avete lo spazio dalla distanza, tirate con questa carta sia di destro che di sinistro, non fa differenza perché farà del male al portiere, perché a volte entrerà, naturalmente non possono entrare tutti i tiri dalla distanza. Altro pro, calci piazzati, 98 sulla carta e devo dire mi sono trovato davvero benissimo. Naturalmente i calci piazzati entra in gioco anche l'effetto e la potenza tiro e devo dire che anche l'effetto è buono, 96 sulla carta. Questo effetto rientra però nei passaggi con 84 generale e 84 divisione, 79 cross, 82 passaggi corti, 79 passaggi lunghi e infine 96 di effetto. Passaggi che comunque sono buoni per essere un attaccante, ragazzi. Forza fisica, unico contro perché ha solo 55 sulla carta. Velocità con 75, con 76 accelerazione e 73 velocità scatto. Di per certo la sua velocità non è proprio il top, ma questa carta ha altri pro a suo favore. Il suo work rate va unito al posizionamento ed è medio-medio. La sua altezza è 178 cm. Io l'ho provato in un 4-4-2 e in un 4-2-3-1. In entrambi i moduli mi sono trovato decisamente bene. Un'altra nota per questa carta, il colpo di testa, 61 in generale con 52 elevazione e 54 precisione di testa. Il suo colpo di testa non è dei migliori, ma non l'ho messo tra i contro. Dunque ragazzi, la player review di Kalianoglu IF sta per concludersi. Pro da una parte, contro dall'altra. Il mio voto finale per questa carta è di 8. Con lui ho realizzato 10 partite, 7 gol e un assist, e di cui anche un rigore sbagliato. L'ho pagato 52.000 crediti ed il suo prezzo sicuramente scenderà. Devo dire, mi sono trovato bene con questa carta, non è velocissimo ma un tiro dalla distanza, ragazzi, davvero pauroso. Dunque ragazzi, la player review di Kalianoglu IF termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti. Dunque ragazzi, qui è Giovi Spo, vi saluta e vi ringrazia, ciao belli!